Domenica del battesimo di Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava, viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squacciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ciao a tutti. Il Vangelo di oggi è un Vangelo che viene riferito da tutti gli evangelisti, anche se in modo diverso, perché eh, rappresenta un fatto estremamente importante, ma anche del tutto inaspettato. Nel Vangelo di Marco, che è quello che appunto leggiamo oggi, il Battista prima annuncia che sta per venire uno che è più forte, lui dice. Viene uno dopo di me, dietro me, che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di slacciare i sandali, ma ecco che poco dopo, mescolato tra la folla, quasi come un peccatore qualsiasi, arriva anche Gesù per essere battezzato. Gli altri evangelisti addirittura notano questo gesto come assolutamente inopportuno e vivono un certo disagio. E infatti, il Battista si domanda se il battesimo eh, è per il perdono dei peccati. Gesù ha forse bisogno di essere perdonato dei suoi peccati. Ma ecco allora il vero significato di questo Vangelo, che poi ci fa comprendere anche perché questa festa sia eh, all'interno del tempo di Natale: perché c'è una forte correlazione con il mistero della incarnazione. Nell'immagine di Gesù che si mette insieme ai peccatori si vede un Dio che non solo si fa uomo, ma si immerge totalmente nell'umanità, sposa l'umanità, si immerge, battesimo vuol dire immersione, cioè che assume la natura umana non solo per essere Dio con noi, con il significato con insieme a noi, ma dalla nostra parte, dalla parte dei peccatori un Dio totalmente alleato dei peccatori. Ed ecco allora che il tema biblico, bellissimo, fondamentale dell'alleanza, viene ripreso, viene riproposto con la novità del Vangelo, in un modo nuovo. Ecco appunto il legame con l'incarnazione, ma mi piace anche notare un'altra cosa, secondo me, molto bella, un'altra immagine. Quella di Gesù che si mescola è una piccola parte, una piccola porzione di lievito che si miscela insieme a tutta la farina perché tutta la, la massa fermenti, oppure è quel pizzico di sale che si scioglie per dare gusto a tutto il cibo. E questo compito di essere lievito e sale che Gesù assegna a noi a ogni battezzato, a noi proprio che vogliamo essere cristiani. Lui lo vive per primo e ci darà il suo spirito poi per poterlo eh, pienamente appunto, realizzare. Allora ecco che eh, inizia in maniera non eclatante ma all'insegna dell'umiltà. La missione di Gesù e il battista quindi non ha sbagliato quando ha detto viene uno più forte, quando ha detto lui vi darà lo spirito, io vi battezzo solo con l'acqua, ma lui vi darà lo spirito, perché Gesù darà davvero lo spirito, ma in un modo impensato, inatteso, morendo, soffiando lo spirito dalla croce e solo dopo sarà la Pentecoste. Ed ecco adesso un'ultima piccola cosa che vorrei dire in riferimento a questo evento grande, il battesimo che avviene al fiume Giordano. Nella Bibbia il fiume Giordano Yarden è un fiume che ha un significato profondissimo. E quindi, pur essendo dal punto di vista geografico questo fiume insignificante rispetto ai grandi fiumi dell'Oriente antico, in realtà è carico di significato. E, e, do pochissimi spunti in modo tale che chi vuole possa poi approfondire nella sua lettura personale tutto questo. Per esempio, Giosuè, capitolo 3. Vediamo che il popolo che arriva dal deserto entra nella terra eh, promessa attraverso il Giordano. Al passaggio proprio dell'arca con i sacerdoti le acque si aprono e il popolo passa a piedi asciutti. C'è anche un salmo che ricorda questo. Facciamo il parallelo con Gesù. Gesù passa nel Giordano, si immerge nel Giordano e dice l'Evangelista i cieli si squarciano. Eh, Nell'idea nell antica eh, sopra i cieli c'erano le acque, quindi abbiamo ancora per certi aspetti possiamo vedere questi cieli che non solo si aprono, si squarciano, e il riferimento anche alle acque. Anche noi battezzati siamo in Cristo, prediletti, amati, riempiti di Spirito Santo e inviati come lo Spirito che annuncia, come la voce che si ode dal cielo quando si squarciano i cieli e annuncia, questo è mio figlio, l'amato. In lui mi sono compiaciuto, anche noi abbiamo questo stesso spirito di figliolanza, anche noi siamo prediletti, amati in modo particolarissimo e noi tutti battezzati possiamo quindi continuare con la missione di Gesù. Un ultimo riferimento ma molto importante che vi invito a rileggere nella Bibbia è quello del profeta Elia e del suo discepolo Eliseo che eh, continuerà la missione del Maestro. E nel momento in cui Elia sta per essere rapito al cielo, e questo lo troviamo nel secondo libro di re, capitolo 2, Eliseo chiede che i due terzi del tuo spirito siano i miei, cioè sta chiedendo l'eredità spirituale, sta chiedendo lo spirito, perché i due terzi erano l'eredità del figlio primogenito. Ed ecco che quando Elia ed Eliseo passano si sono aperte le acque del Giordano e nuovamente dopo che Elia viene rapito in cielo con un turbine di fuoco, in un carro di fuoco, Eliseo riceve il mantello di Elia. Quel mantello che Elia aveva eh, posato su di lui nel momento in cui lo aveva chiamato ad essere suo discepolo. Ed ecco il segno, il grande segno. Lui continuerà la missione del profeta Elia. E così anche noi che abbiamo ricevuto uno spirito, lo spirito di Gesù, ancora di più siamo investiti di tutti i doni spirituali e la grazia per poter essere sale, lievito, luce in questo mondo e continuare la missione di Gesù.